Mancano meno di 24 ore alle elezioni per stabilire la conformazione del nuovo Parlamento, chiamato poi a votare la fiducia al nuovo governo. Saranno 293.320 gli elettori nella provincia di Ravenna, 120.000 i ravennati, quasi 44.000 i faentini. Per votare il rinnovo della Camera è necessario aver compiuto 18 anni. Potranno votare anche i giovani che compiranno gli anni il giorno stesso delle elezioni. Chi avrà compiuto 25 anni riceverà anche la scheda per il Senato. Si vota dalle 7 alle 23. Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell'orario stabilito saranno ammessi a votare. Gli uffici elettorali in questi giorni, nel giorno delle elezioni, svolgeranno orari straordinari per aiutare i cittadini che hanno perso o esaurito la tessera elettorale. Domenica 4 marzo gli sportelli dell'ufficio principale rimarranno aperti, seguendo il medesimo orario dei seggi. Il Rosatellum bis prevede un sistema misto per il conteggio dei voti, proporzionale e maggioritario. Un terzo degli eletti sarà scelto in collegi uninominali, i restanti 2/3 con un sistema proporzionale di lista. Alla Camera i 630 seggi saranno assegnati 232 in collegi nominali, 386 in collegi plurinominali, 12 nelle circoscrizioni estere. Al Senato i 315 seggi si divideranno in 116 collegi uninominali, 193 in collegi plurinominali e 6 derivanti dalle circoscrizioni estere. Nei collegi plurinominali verranno presentati listini corti e bloccati. Il voto è unico, non è consentito il voto disgiunto. La scheda è unica, una per la Camera, una per il Senato. Il territorio faentino, insieme a Cotignola e Bagnara di Romagna, è stato inserito nel collegio di Forlì, che include, oltre al comune di Forlì, anche i comuni di Forlimpopoli, Pertinoro, Meldola, Tredozio e Modigliana. Il restante territorio ravennate formerà il collegio di Ravenna. Sotto ad ogni candidato nel maggioritario ci saranno i simboli delle liste a lui collegate nel proporzionale e accanto al simbolo delle liste saranno stampati i nomi dei candidati nel corrispondente listino bloccato. Barrando il simbolo, il voto andrà al candidato del collegio e al partito per la parte proporzionale. Chi barrerà solo il nome del collegio uninominale vedrà il suo voto distribuito proporzionalmente ai partiti che sostengono il candidato del collegio. L'Emilia-Romagna alla Camera conta 45 seggi. 17 uninominali, 28 proporzionali. Al Senato i seggi sono 22, 8 nominali, 14 proporzionali. La soglia di sbarramento del Rosatellum nella quota proporzionale è fissata al 3%. In aggiunta alla soglia del 3% è prevista anche una soglia minima del 10% per le coalizioni, all'interno delle quali almeno una lista deve tuttavia aver superato il 3%. I seggi uninominali sono assegnati al candidato che ottiene il maggior numero di voti. I seggi plurinominali saranno assegnati a livello nazionale con il sistema proporzionale. Il deputato eletto in più collegi plurinominali, è previsto un massimo di 5 pluricandidature, è proclamato in quello dove la sua lista ha ottenuto il minor numero di voti rispetto al totale del collegio. Chi viene eletto in un collegio uninominale e in uno o più plurinominali si considera eletto in quello uninominale. Per una maggioranza assoluta è stato calcolato che una coalizione o una singola lista debba riuscire a raggiungere il 42%.